Allora, in diretta dal Veneto, dove siamo venuti a Padova, Vicenza prima, abbiamo fatto la nostra riunione di Italexit. Allora, voglio approfittare di questa pausa per commentare alcune cose che sono successe oggi a Roma. Intanto un abbraccio grosso a Stefano Puzzer che si trova in piazza. Appena riuscirò a scendere a Roma, sicuramente andrò fisicamente ad abbracciarlo e stare con lui. Intanto, però, vi voglio raccontare di quello che è successo in Rai. Ieri molti di voi sicuramente hanno visto, perché ne abbiamo anche parlato nel nostro spazio, nella nostra diretta, molti di voi avranno visto Report e tutti quindi sanno di quello che sto parlando, cioè sto affrontando l'inchiesta giornalistica che il bravissimo Emanuele Bonaccorsi ha scritto a quattro mani con un collega. Conosco Emanuele Bonaccorsi, quindi ricordo e mi fa piacere che questa inchiesta, okay, un'inchiesta giornalistica, perché stiamo parlando di questa, abbia la sua firma e abbia la sua lucida analisi, il suo lucido racconto dei fatti. Che cosa è emerso da questo racconto giornalistico? Beh, intanto una limitazione dell'efficacia, una perdita dell'efficacia di Pfizer dopo 6 mesi, che viene circostanziata da fatti, da prove. Viene raccontato il caso di Israele, poi si parla anche di alcuni studiosi che hanno testimoniato, che hanno ricercato, hanno incrociato dei dati e hanno denunciato alcune questioni che riguardano Pfizer. Io adesso mi dispiace non riuscire a trasmettere, vediamo un po'. Se ci A settembre del riesco, 2020, sentiamo, oltre un anno fa, Pfizer aveva iniziato un grande trial con 40.000 persone. Che fine ha fatto? Dopo che il vaccino è stato autorizzato lo scorso. Purtroppo è. Dopo, sostanzialmente, dopo che il. Pfizer ha Sentiamo. cominciato a far uscire i partecipanti dal trial. A marzo ne rimaneva appena il 7%. Peter Doshi dell'Università del. Cioè, che cosa ci sta dicendo questo ricercatore? Ci sta dicendo che Pfizer, nel momento in cui ottiene l'autorizzazione, smette di fare la ricerca come la faceva prima, e quindi diciamo che ha ottenuto il suo scopo e va avanti. Adesso, ripeto, noi stiamo tentando di mettere in rete anche alcuni spezzoni di report, e questo per testimoniare il lungo lavoro giornalistico, lungo e circostanziato. Bene, che cosa è accaduto oggi? Semplice, che Forza Italia e il Partito Democratico in vigilanza Rai hanno presentato o hanno annunciato una interrogazione parlamentare accusando Report di fare propaganda Novax. Io ammetto, sono un po' stanco, adesso andrò a mangiare qualcosina prima di andare dalla Berlinguer. Però intanto piena solidarietà a Report ancora una volta, perché non soltanto ha fatto un grande lavoro di ricerca sul campo la settimana scorsa e questa settimana, ma nel corso della puntata ha anche fatto vedere alcune cosette che riguardano Renzi. Evidentemente quando Report va a raccontare alcune cosette che riguardano gli uomini del sistema, il sistema scatta come una molla. Quindi piena solidarietà ai giornalisti di Report e soprattutto adesso che si ritrovano pezzi di questa maggioranza larga e allargata che mette sotto accusa il giornalismo. Voglio dire, lo mettono sotto accusa proprio in uno degli argomenti su cui la trasparenza dovrebbe essere massima, cioè l'argomento dei vaccini. Quindi mi domando se il giornalismo o se certe persone, certi partiti hanno paura del giornalismo d'inchiesta,
Beh, soprattutto sui vaccini, e poi non si possono lamentare se la gente in qualche modo è titubante, dubbiosa e non si vuole vaccinare, perché è dall'inizio di questa vicenda che manca la trasparenza. La volta scorsa Report ha fatto vedere il racconto che a telecamera, che lui pensava spenta, invece era accesa, del portavoce della Commissione Europea, Commissione Sanità, che ammette che ci deve essere, ci voleva essere quella segretezza dei contratti, perché altrimenti le multinazionali del farmaco non avrebbero firmato i contratti stessi. Quindi questa è una cosa che sappiamo, che sapevamo, ma che hanno ammesso pensando che la telecamera fosse spenta, capisci? Allora, vediamo se riesco ancora a farvi ascoltare questo pezzo della trasmissione dove Pfizer prima ottiene l'autorizzazione definitiva e subito dopo presenta dati che sostengono la necessità della terza dose. Cioè, nel momento in cui loro avevano messo in rete, avevano raccolto una serie di dati per ottenere l'autorizzazione, appena ottenuto subito sono andati a richiedere la terza dose. Sentiamo. Maryland è uno tra i massimi esperti mondiali di trial clinici. Quello di Pfizer sarebbe dovuto durare fino al 2022, così avevano chiesto le agenzie regolatorie mondiali. Invece, appena è partita la campagna vaccinale, lo scorso dicembre, il trial viene di fatto fermato. I dati dei trial sono più precisi di quelli provenienti dal mondo reale, perché sono verificati tramite un gruppo di controllo, composto da persone che hanno preso un placebo. È dal confronto tra chi prende il vaccino e chi il placebo che si comprende l'efficacia reale. Fermando il trial diventa impossibile capire davvero l'efficacia a lungo termine. È un vero pasticcio. Ora potete tranquillamente rivedervi la puntata su RaiPlay Report, perché merita. Però vedete, quello che voglio sottolineare, e poi lascio la diretta, appena i giornalisti fanno un bel lavoro giornalistico e lo fanno sui vaccini, che cosa succede? Scoppia il panico e chiedono di fermare il giornalismo, vogliono il bavaglio, e quel bavaglio che viene messo a noi che ci poniamo delle domande, cioè essere Novax, adesso viene appiccicato alla redazione di Report. Questo è per dire quanto sono veramente vigliacchi con le parole. Va bene, ciao ragazzi. Noi continueremo la nostra battaglia, le nostre battaglie, lo dico a Susan Perez. Susan Perez, fatti vedere in piazza, perché noi in piazza ci siamo sempre, nelle marce ci siamo sempre. Non aspettate che ci sia sempre qualcuno che vi risolva il problema, è facile. No, noi dobbiamo lottare e continuare nella lotta e difendere chi, anche attraverso il racconto giornalistico, denuncia le cose. Quindi non dovete chiedere agli altri di risolvere i problemi, dovete entrare nella protesta e far parte di questa protesta, anche a costo di scomodare il vostro culetto, ok? Anche a costo di essere etichettati in qualche modo. Quindi basta chiedere agli altri. Stiamo tutti in piazza, stiamo tutti in marcia e tutti compatti stiamo a combattere contro l'arroganza di questi signori, ok? Ciao a tutti, più tardi vado dalla Berlinguer.